Eccoci qua per la nostra sessione di allenamento pomeridiano. Vediamo chi si collega con noi. Studio Pilates Body Mind. Buonasera a tutti. Giazaki, ciao. Sei in ritardo? No, è 5 e mezzo. A casa mia sono le 5:29, quindi non sono in ritardo, sono perfettamente in anticipo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, non è da te, ma infatti se guardi il telefono sono le 17:29, quindi sono in anticipo. C'è qualcuno che discute che sono in ritardo? No, 15 minuti in anticipo è vero, io sono una che arriva sempre mezz'ora prima a lavorare, un'ora prima, però direi che non è il caso di anticipare così tanto sui social. Ciao ragazze, bentornate tra di noi, buon primo di maggio, festa dei lavoratori, perché siamo tutti a lavorare, ma va bene. Allora, sono super precisa, dillo Noè, che sono super precisa. Ciao Elfo, ciao Vallo. Allora, cosa facciamo oggi? Allora, intanto io ho deciso di farla fuori e prego che non venga fuori, cioè non venga giù adesso la pioggia, perché altrimenti è un casino. Ciao Juliette! Allora, oggi usiamo solo il vostro corpo, la facciamo un pochino diversa dal solito. L'obiettivo saranno le gambe e, se lavorate bene, 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 il culetto. E provate a non mollare, provate a fare quello che vi sentite di fare. Quindi io metterò la musica, io seguirò il mio ritmo, ma ognuno di voi deve seguire il proprio ritmo personale, quindi non ci dovete arrivare stremate, dovete sentire che c'è attivazione, che c'è stimolazione a livello muscolare. Ciao Miki Bruna, buongiorno! Però mi raccomando, rispettate al massimo quello che sono i vostri limiti, e se per caso doveste sentire del dolore, che non è più un discorso, mi fa male il muscolo perché sto pompando, tranquilli, vi riposate un attimino, ma poi ripartite subito, ok? Allora, sono le 5:31, quindi io direi che possiamo partire. Ricordatevi sempre che tutte le nostre dirette le trovate sul canale YouTube, su 24 ore su Instagram, e comunque le pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook. Domani alle 11 c'è la Miki, che in collaborazione con CrossFit 059 farà la lezione di stretching e mobility. Ok? Detto ciò, ci alziamo. E io provo a svestirmi sperando di non gelare, di non ammalarmi, perché col culo che ho, zac, viene a piovere. Attacco la musica, mi dite solo se fosse troppo alta, ma la sto tenendo sempre alla stessa volume, quindi dovremmo andare bene. Io per di più la sento poco, perché altrimenti. Dai, così va bene, vero? Su in piedi, prepariamoci. Da qua, mano, pavimento, coscia, mi allungo. 1, 2, 3 e coscia, pavimento, coscia, sali, coscia, pavimento, coscia, sali, coscia, pavimento. Rimani lì, piccolo, piccolo. Piccolo riscaldamento, ma giusto per aspettare che arrivino tutti, poi iniziamo il lavoro vero e proprio. 4, 3, 2, allunga. Ancora 8. Ciao ragazzi! 4, 3, scendi con la spalla, andiamo giù, giù. Otto, ancora quattro, tre, rimani al centro, piccolo. Ancora otto, sette, sei, appoggia le mani a terra, da qua, stendo, stendo, allunga le gambe, guarda dietro. E ritorna giù col sedere, ok? Su e giù, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani ferma lì, giù, giù, giù,
Respira, cerca di sentire l'allungamento della catena posteriore. Ci sei? Porta tutte e due le braccia verso destra, stai ferma lì, ferma lì. Se riesci, afferra la caviglia e cerca di allungarti. Ci sei? Ritorna al centro e di nuovo giù, sedere, stendo, 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 su, vai, 3, 2, rimani con le gambe distese, giù il busto, rimani lì, rimani lì, otto, sette, sei, porti entrambe le braccia verso sinistra, vai, stai lì. Otto, torna al centro, piega le ginocchia, snocciola la schiena, snocciola, 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 sciogli le spalle, su, su, sei sempre con le gambe divaricate, cambia il giro, oh, perché fra pochissimo iniziamo, eh? Ognuno di voi fa quello che si sente di fare, ma lo facciamo bene, Ci sei? Andiamo? Su un ginocchio. Ok, il mio ginocchio deve salire nel punto più alto e andare in corrispondenza della spalla. Andiamo, andiamo, sale. Ogni volta che faccio salire il ginocchio butto fuori l'aria. Esiste sempre lei. Occhio, la schiena è lì, quindi non faccio cose strane. Stai lì. L'accompagno con le braccia. Resiste ancora un po', ancora un po'. Su, su. Su, dobbiamo un po' scaldarci, andiamo a scaldare l'articolazione dell'anca. Agli ultimi. 8, 7, 6, 5, 4, tensione, 3, 2, metti le mani qua, guarda, scendo, scendo. Vuoto, sempre solo la gamba destra, su, te lo faccio vedere da qua, scendo, giù, 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 ci sei, dai, dai, scendo, 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 butta fuori l'aria quando vai in rotazione, perché qui fai già lavorare l'addome, ok? Dai, dai, sono gli ultimi, resisti, resisti, ferma qui, le mani sono dietro la nuca, solo squat, giù, 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 le punte dei piedi sono verso l'esterno, quando scendi il piede e il femore hanno lo stesso allineamento, ok? Quindi non fare cose strane, sei lì, giù, 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 giù. La schiena vedi che non si butta avanti, sta lì, scendi, scendi, giù. Il fatto di tenere le braccia lì comunque ti sta attivando un sacco anche tutta la parte posteriore, quindi fallo bene. Ci sei? Appoggia le mani, cammina avanti, cammino, ritorno, cammino, ritorno. Cammino, ritorno, cammino, ritorno,
cammino. Quando torni, le mie gambe sono piegate, quindi vado, stendo, torno, giù il culetto, quindi non sali con le gambe tese, rimani giù, ok? Vai e torna, vai e torna, vai, torna, dai ancora, cammina, ritorna, cammina, ritorna. Attenzione, cammina, rimani, appoggia le ginocchia, piegamenti, push up, scendo, scendo, quindi da lì, ok? Giù, giù, immagina di avere termometri sotto le ascelle, quindi il braccio è attaccato al busto, il gomito in direzione dietro, quindi non aprire. Ricordati di spingere con tutti i polpastrelli. Tieni l'addome. Spingo. Spingo. Su. Mi vedete bene? Sono troppo vicina forse. Giù. 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 Hai ancora qualche ripetizione. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, appoggi l'avambraccio, plank position, sollevo in modo alternato le gambe, da qua, sali, 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 sali. Quindi abbiamo le gambe in linea col bacino, quindi non sono divaricate. Sollevo una gamba, poi sollevo l'altra. Spingi bene a modo con l'avambraccio, attiva l'addome, tieni la posizione. Andiamo, eh. Su, su, su. Se fai fatica a sollevare la gamba, mantieni solo la posizione di plank position. Ok? Non c'è problema. Andiamo, andiamo! Pochi secondi ancora, dai! Ci sei, ci sei! 8, 7, 6, 5, 4, 3, c'è lo stravento, 2, vieni su in piedi, con me, sul ginocchio, sul ginocchio, sul ginocchio, dai! Te lo ricordi, l'abbiamo fatto all'inizio, dai, su, 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 parti con le gambe divaricate, cerchi di portare il ginocchio in un punto alto alto, eh. Dacci un po' di ritmo. Soffia, soffia, respira. Dai, 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 dai. Sale, 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 sale. Sei ormai alla fine, dai. Cioè, alla fine, non è vero? Di questo. Resisti, resisti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Metti entrambe le mani dietro la nuca e andiamo giù, sollevo, giù, ruoto. L'abbiamo fatto prima con la gamba sinistra, con la destra, adesso con la sinistra. Chiudo, torno, chiudo. Giù e giù e scendi, scendi, giù. Soffia! Poi devi tornare lì, eh? Ci devi tornare lì. Giù! Giù! Sono gli ultimi! Cinque! Quattro! Tre! Due! Attenzione!
sempre lì le mani, rimani in squat, ma stai giù e lo fai piccolino. Tieni l'addome. Ci sei, eh? Giù. Si sente un po' sulle gambe, eh? No, perché si deve un po' sentire, eh? Dopo me lo dite. Stai lì, stai lì. Prima abbiamo fatto la camminata avanti. Adesso dovrai fare la camminata dietro. Te lo faccio vedere io prima. Ma tu continua lì, eh. Le gambe devono un po' friggere, eh. Se non friggono vuol dire che non le stai reclutando a modo. 4, 3, appoggia le mani da qua. Vai indietro, dietro, avanti, avanti. Dietro, dietro, avanti, avanti. Dietro, dietro, avanti, avanti. Dietro, dietro, avanti, avanti. Dietro, dietro, avanti, avanti. Allora, la velocità la decidi tu, ok? Io lo sto facendo lento, ma nessuno ti vieta di farlo ancora più veloce, ok? A tuo piacimento, dietro, dietro. Dai, dietro, dietro. Dietro, dietro, avanti, avanti. Dietro, dietro. Gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Appoggi l'avambraccio. Allora, parti con il gomito in linea con la spalla. Tieni l'addome fortissimo. Devi premere col palmo, sfiorare. Sali e sfiora. Spia e torna. Sali e torna. Sali e torna. Questo io lo faccio per sollecitare un attimino di più il tricipite. Quindi, a differenza di un push up che parti da lì e vai in avanti, tu devi partire con l'avambraccio giù, gomito in linea con la spalla, tutto il palmo preme, sali con forza, con tutti i polpastrelli, sfiora. Sali e sfiora. Il gomito non va fuori, eh? Rimane in direzione delle tue gambe. Spingi con forza, ma spingi con un casino di forza. Dovresti sentirlo, se premi tantissimo col palmo delle mani, lo senti tantissimo. La regola è sempre mantenere l'addome forte, eh? Gli ultimi 4, 3, 2, stendi le gambe, plank position e apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Cosa faccio? Vado ad aprire le gambe in modo alternato, quindi è destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra. Apri, apri, chiudi, chiudi, apri, apri, chiudi, chiudi. E anche qui la regola è premi con l'avambraccio, attiva un botto l'addome. Pensavo di aver freddo star fuori, ma ragazze, sto grondando. E non è la menopausa, vi giuro. Andiamo. Apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. E anche qui la velocità la decidete voi. Apri, apri, chiudi, chiudi. Ci sono gli ultimi, dai, ultimi, ultimi. Ah. Resisti, resisti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sui piedi, da qua, sali, sali, ok, è una marcia con le gambe unite e il ginocchio che sale in prossimità del seno petto, guarda dove arriva la gamba, ok, quindi non è questo, ma è su, la schiena è sempre in allungamento, eh. Se ti tocchi l'addome, oh, è piatto, perché io sto salendo con la schiena e porto il ginocchio in un punto alto, quindi è come se fossi a terra a fare un crunch, ok? Il piede è lì, ok? Angolo più o meno di 90 gradi, su,
Cresci, devi crescere con la schiena, vai su. Otto, sette, sei, ci sei? Quattro, tre, solo con la destra. Te lo faccio in 3D, eh? Quindi la schiena rimane lì, braccio fuori, l'altro si avvicina al ginocchio. Non te la senti? Tienile tutte e due lì. Occhio non basculare, tienilo, eh? Allora, se lo stai facendo bene, dovresti sentire qualcosa qui, insomma, è importante, ok? Perché io non appoggio il peso del piede destro, tocco, sfioro e riparto subito, ok? Andiamo, andiamo! Sono gli ultimi però, resisti! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, attenzione, affonda dietro, sollevo il ginocchio, vado dietro, sollevo il ginocchio, dietro, sollevo il ginocchio, dietro, sollevo il ginocchio, dietro, sollevo, dietro, sollevo e vado verso il soffitto, quindi cresci, ti prego, cresci, su, giù, su, qui c'è una fase di equilibrio, giù, su, giù, su, vedi quando scendo io mantengo la posizione, ok? Quindi non vado né proiezione avanti, proiezione dietro, la mia schiena non si tratta in avanti, ma rimango lì, ok? Spingo bene a modo col tallone della gamba sinistra e con l'avampiede della gamba destra. L'ultimo, rimani giù, in affondo, piccoli molleggi, piccoli molleggi. Hai visto come sono i piedi? Non sono uno allineato all'altro, ma la larghezza del tuo bacino. Concentrati sulla spinta del tallone della gamba davanti e dell'avampiede della gamba dietro. Il bacino rimane lì. Potete mettere anche le mani lì. Potete tenerle lì. Potete tenerle lì. Potete tenerle lì. Potete tenerle qui e anche qui, come volete. L'importante è che manteniate la schiena ben tutto aperto in allenamento. Dai, che ormai ci sei. Oh, ma oggi parlo bene, eh? Vero? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Gli ultimi. 8, 7, 6, 5, 4. Appoggia le mani a terra, stendi le gambe dietro. Tocca spalla, tocca spalla, tocca spalla. Dai, questo è facile, l'abbiamo fatto mille volte ormai. Tocco, 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 tocco. Io parto da lì. Tocco, tocco. Quindi le mie mani sono forse in linea con la spalla. Se tu parti lì, rischi di farti male. Se tu vai troppo avanti, non ce la fai. Controlla la posizione di partenza, ok? Se vuoi più stabilità, l'appoggio dei piedi un pochino più largo, quindi se divarichi un po' le gambe ti dà più equilibrio, ma il massimo lavoro lo deve fare addome e spinta di braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attenzione, da qui tutte e due le gambe vanno verso le mani e ritorno. Verso le mani e ritorno, verso le mani e ritorno, mani, ritorno. Quindi vedi, io non faccio popom, popom. Tieni la posizione, chiudi e controlla. Specialmente quando torni dietro, è lì che devi attivare l'addome per non utilizzare la schiena. Quindi è lì che devi stabilizzare il massimo. Ok? Tocco, tocco, lì, torni,
siamo ormai alla fine. Cioè alla fine della prima parte, perché ti ricordo che ti manca l'altra gamba, eh. 4, 3, su in piedi, con me. Ci sei, eh? Respira, ti ricordo che la tua schiena si deve allungare, ok? Ginocchio alto, quindi quando arrivi lì, guarda dov'è, non è qui, non è qui, è lì, più o meno 90 gradi, eh? Non ti fermare. Respira, collo lungo, spalle basse. Poi io lo sto facendo così, chi vuole farlo anche più dinamico lo può fare, ma ti garantisco che fa tanto anche così, se tu mantieni il discorso di allungamento. Ci sei? Solo la sinistra. Dai, sale. Te lo faccio rallenti, sale, la schiena si allunga, sfiora, sale, sfiora. E ogni volta butta fuori l'aria. Dai. Anche qui la velocità scegliela tu, lo puoi fare così o anche più dinamico. L'importante è mantenere la postura corretta, ok? La gamba d'appoggio non cede, eh? Deve spingerti verso l'alto, quindi è lì, stabile, forte, che preme con tutto con tutta la pianta del piede. Ci sei? Rimani, affonda dietro, vai giù, su equilibrio, vai giù, su equilibrio, giù, su equilibrio, giù, su equilibrio. Giù, su equilibrio, giù, su equilibrio, giù, su equilibrio, giù, su, giù, su, giù, non aver fretta, controlla il movimento, su, dai, si dovrebbe sentire, eh? Su, giù, su, giù, su, ultimi 4, sali, scendi, ultimi 3, sali, scendi, ultimi 2, sali, ultimo, sali, rimani giù, piccoli molleggi, lì, ricordati, i piedi sono alla larghezza del tuo bacino, quindi non allinearli. Immagina di essere su un binario. Puoi tenere le braccia lì, le puoi tenere lì, le puoi tenere lì, le puoi tenere lì, lì, lì. Fare quello che vuoi. Piccolini, dai. Devi spingere con il tallone e con l'avampiede. Dai, ragazze e ragazzi. Guarda, ancora un po', eh. Ti ricordi, prima abbiamo toccato le spalle, dopo questo invece andiamo a fare l'allungamento del braccio, che anche quello ne abbiamo già fatto parecchie volte. Oh, sta cadendo. 8, 7, 6, 5, appoggia le mani a terra, stendi le gambe, andiamo, stendo il braccio, allungo, non chiudere la spalla all'orecchio, allungati bene a modo, sul braccio, sul braccio, sul braccio, sul braccio. Vedi, quando io allungo il braccio, il mio palmo è verso l'interno. Immagina di dare una pistola, tu, tu, ok? Allunga, su, 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 su. Anche qui l'appoggio dei piedi, puoi tenerle leggermente divaricate le gambe, che ti danno più stabilità e controllo, ok?
quindi non sei obbligato a tenere le gambe unite. Ci sei? Ultimi 8 7 6 5 4 3 2. Attenzione, da qua vieni con me, porti i piedi verso le mani, ti sollevi, appoggio, riporto dietro le gambe, apri, ti sollevi, appoggi e ti spingi dietro, da qua, pam, su, pam, e, pam, su, e, lì, pam, su. Se non ce la fai a fare questo, no problemi, no, fai solo il primo, porti dietro tutte e due e riporti tutte e due i piedi verso le mani. Avete visto? Lì, su, appoggi, dietro, su, lì, appoggi, dietro, su, lì, appoggi, dietro, ultimo, fermati qui, fermati lì, giuro sono gli ultimi 30 secondi. Ultimi 15 secondi. 8. 4. 3. 2. E stop. Ti puoi sedere. Ti puoi allungare. Quindi allunga le gambe bene a modo e ti distendi e respira. Allora, come vi è sembrato? 28 minuti pieni, peso sulle gambe si dovrebbe sentire più che altro, anche senza andare necessariamente veloce, vai a stimolare un sacco. A me piace tanto, ho fatto così, è una cosa un po' diversa di solito, cioè, rispetto a quello che facciamo, perché abbiamo fatto un coso un pochino più, meno a stazioni, meno a blocco, però a me piace. Morta Juliette, no, gambe da buttare, mi raccomando. E andate a vedere i nostri video, quelli della Miki, su tutto lo stretch e l'allungamento, quindi il consiglio che vi do è allungamento assoluto del quadricipite. Quindi ti ricordi questo esercizio, dov'è, con il cuscino sotto, se hai male al ginocchio vai ad allungare, oppure dai in piedi, tiro, allungo, ok? Facciamo un po' di stretch per quel che riguarda le gambe. Comunque io vi ringrazio di aver partecipato. Grande! Ciao Clara! Finalmente sono riuscita a seguirti in diretta, perché oggi è il 1° di maggio, festa dei lavoratori, sai, anche noi lavoriamo tutti i giorni, quindi il mio letto ringrazierà. Ragazzi, siete stati fantastici, io vi ringrazio, ci vediamo domani alle 11 con la Miki e in collaborazione con 059 CrossFit e noi ci rivediamo lunedì. Vi auguro un buon weekend, un bacio enorme, ciao a tutti, ciao!